Australia. And you? Australia. Argentini. Australia. We come for the 2018 Rapaccioli family reunion. Siamo qui per la riunione 2018 della famiglia Rapaccioli. Nel fine settimana chi ha fatto tappa a San Michele di Morfasso per una serata lontana dalla calura cittadina ha sentito parlare diverse lingue, inglese, francese e spagnolo, merito di Michael Rapaccioli, australiano che a distanza di 5 anni dalla prima reunion è tornato a radunare i discendenti della famiglia Rapaccioli sparsi nel mondo. Mike aveva studiato le origini del proprio cognome e aveva deciso di scoprire dove era nato il bisnonno Francesco, emigrato in Australia nella seconda metà dell'Ottocento e partito dalla piccola località Bellini, dove Mike ha deciso di ristrutturare la sua casa per rifugiarsi appena possibile. 5 anni fa, attraverso i social, aveva contattato i parenti che hanno superato gli oceani per ritrovarsi a San Michele. Il modo migliore per celebrare il meeting è attorno a un tavolo e così 80 persone hanno pranzato per 3 giorni nei locali della zona. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Calestani, che ha definito gli emigranti un patrimonio, ha spiegato loro la storia del territorio e ha ringraziato Michael per la brillante iniziativa. Devo ringraziarlo di cuore perché questa persona è riuscito in questi anni, soprattutto 5 anni fa, e l'ha ripetuto in quest'anno 2018, radunare una stupenda famiglia di Rapaccioli, ma radunando le Rapaccioli di tutto il mondo. Quindi sono contento e soddisfatto perché da Morfasso parte il mondo. Com'è questo incontro? Beautiful, lovely. Bellissimo, qui ci sono le nostre radici, stiamo vivendo il grande abbraccio della famiglia e l'accoglienza è fantastica, amiamo l'Italia. Che cosa le è piaciuto di più di San Michele? Family. La famiglia. I think it's a very nice little town. C'è un bel paesaggio e una bella atmosfera qui. Mike Rapaccioli, sposato, padre di 2 figlie e nonno di 3 nipoti, è uno scienziato in pensione e ha lavorato per 13 anni all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. Oggi l'Australia attrae molti giovani alla ricerca di un lavoro. Mike, particolarmente generoso, ha aiutato diversi ragazzi italiani a trovare un'occupazione nel nuovo continente.